Ok, benvenuti ragazzi, io sono Ghiaccio e oggi ci riprende con Mega Master Force Zekrix Ninja. Hai intenzione di piantarli in asso? Scusate, ho una voce che fa schifo pure per me. È imbarazzante vedersi in una pubblicità. C'è una cosa che volevo chiederti. Certo, dimmi pure. Perché hai deciso di tornare a cantare? C'è un motivo particolare? In realtà sì. Quando ho abbandonato la carriera di cantante ho avuto il tempo di riflettere sui miei progetti futuri. E cosa volevi fare? Beh, non è tanto cosa volevo fare, ma cosa potevo fare. E ci è voluto un po' per capirlo. Mi sono reso conto che ci sono molti ragazzi che hanno perso genitori come noi. Volevo tornare a cantare per loro. So cosa significa perdere un genitore. Quindi voglio cantare per alleviare il loro dolore. Sonia, è molto bello da parte tua. Io non sarei mai in grado di fare una cosa simile. Non è vero. Tu stai facendo molto più di me. Eh? In che senso? Beh, è stato Mega Man a farmi capire tutte queste cose. A spingermi ad aiutare altre persone. Non pensavo di essere così di ispirazione. Tu sei un eroe, Geo. E io una cantante. Insieme possiamo aiutare la gente. Sì, hai ragione. Guarda che ore sono. Il tempo vola quando parlo con te. Dobbiamo andare subito al museo. Presto. Va bene, Sonia. Eccoci qua al museo. Ho sentito che il museo è in cima alla Torre Eiffel. In cima, eh? Un posto insolito per un museo. Wow, non vedo l'ora. Entriamo subito, Geo. E siamo entrati nel museo. Ecco il museo. Ehi! Cosa c'è? Ma lei sbaglio o è il tizio che ho aiutato all'inizio del videogioco? No, perché siete un po' tutti uguali. Ehi, ehi, ehi! Se inizia a dire shardy, 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 allora sì. Tu sei quel ragazzo di Econet, giusto? Eh? Chi è lei? Non ricordi? Sono il produttore che hai usato. Tanta paura! Ah, ora ricordo! Quello della nave pubblicitaria caduta! Mi ha aiutato molto! Cosa ci fa qui al museo? Vuoi davvero saperlo? Beh, tanta paura non è stato un grande affare. La gente credeva che il cinema fosse infestato per davvero. Merito di Hyde. Abbiamo interrotto la proiezione perdendo un sacco di denaro. E io ho perso il mio lavoro di produttore. Mi dispiace molto. No, non devi preoccuparti per me. Sono un uomo dalle mille risorse. Anche se è sempre duro ricominciare da capo. Ora produco delle mostre per il museo. Quindi la mostra della civiltà perduta, sì, è una mia idea. Spero vada bene, ne sono sicuro. Oh, come segno di riconoscenza, vorrei darti questi biglietti gratis. Altrimenti dovresti pagare per entrare. Davvero? Ne è sicuro? Certamente. Raggiungete quella biglietteria laggiù e il personale vi farà passare. Ok, biglietteria qua giù, eccoci. Benvenuti alla mostra della civiltà perduta. Godetevi la nostra breve escursione nelle epoche più remote. Potete ammirare una vasta collezione di manufatti lasciati sul nostro pianeta dai nostri antichi antenati. Wow, sembra interessante. Ma prima di iniziare la visita prendete una di queste. Giottine guida. Fatevi guidare dalla guida onda materia. La nostra mostra è assolutamente unica. Ok, quindi abbiamo un'onda materia da usare. Ok, ti spiegherò tutti i reperti in esposizione. Materializzazione! Guida del museo! Ok. Salve a tutti, sono la guida del museo, Guid-O-Matic. Oh mio Dio, lieto di conoscervi. Salve, molto piacere. Scusate la mia voce orribile. La prima sala riguarda il continente perduto di Mu. Cos'è Mu? Una terra che esisteva moltissimo tempo fa. La loro tecnologia era molto più progredita della nostra e la civiltà che abitava questo continente era quella di Mu. Erano molto più progrediti di noi? Non lo sapevo, i miei insegnanti non me lo hanno mai parlato a scuola. Effettivamente l'esistenza di Mu è ancora oggetto di grandi dibattiti. Secondo una teoria, il continente perduto di Mu è semplicemente svanito nel nulla. Wow, sembra un grosso mistero. In tutto il mondo sono stati trovati numerosi manufatti attribuiti alla civiltà di Mu. E questa mostra è incentrata su di essi. Osservateli pure con comodo. Secondo gli scienziati, questo terminale che viene utilizzato nel continente di Mu. Quello sbaglio è un navigatore? Questo reperto sembra un navigatore. Anche questo è attribuito ai Mu? Ehi ragazzo, ricordi quando abbiamo combattuto contro Hyde? Ha usato qualcosa per trasformarsi. Un oggetto simile al tuo navigatore, se non sbaglio. Hai ragione. Mi pare l'avessi chiamato navigatore antico. Credi sia legato a questo manufatto? Credo solo che dovremmo esaminarlo meglio. Non possiamo, ci cacceremo nei guai. Ah, sei il solito. Se non vuoi farlo, lo farò io. Ma cosa? No! Dobbiamo scoprire chi è Hyde. Mega, fermati!
Ovviamente, l'allarme. Lo sapevo! Sistemi di antifurto attivati. Fantastico. Oh, sono onde materia? Siamo le autoguardie che proteggono il museo. Stavi cercando di rubare un reperto dal museo. No, non è vero! Non mentire. Geo? Che succede? Cosa sta succedendo? Ehi, cosa significa tutto questo? È il produttore. Ho toccato per sbaglio un manufatto, non l'ho fatto apposta. Ho tutto qui? Non è niente, a tua guardia. Ricevuto, signore. Fiu! Mi dispiace tanto. Cerca di stare più attento, ok? Allora, che ne pensi dell'autoguardia? L'unico modo per rubare qualcosa qui dentro è usare la magia. Stavo per scoprire i segreti di Hyde. Che rabbia. Tranquillo, Mega. La prossima sala è sulle tribù perdute. Le tribù perdute? Queste tre tribù si sono estinte, ma hanno abitato le nostre terre per secoli, in un periodo di ricchezza e prosperità. Erano anche tribù dell'enorme potenza. Tutti questi reperti risalgono all'epoca delle tre tribù perdute. Ok, esatto. Questa antica tribù di giganti viene chiamata Saurian. Esistono varie teorie relative alla loro estinzione, ma la più plausibile è quella della caduta di un grosso meteorite. Questa è una riproduzione di una intensa battaglia tra un... Va bene, ok. Questo oggetto veniva usato moltissimo dalla tribù degli Zerker. È fatto di olihalco, un minerale ancora più duro del diamante. Questa tribù di guerrieri che vive in tempi remoti si chiama Zerker. La loro ossessione per la guerra li conduce all'autodistruzione, o almeno così si pensa. Qui è stato ricreato un duello tra Jorn Berserk e Egil Norse. Strumenti segreti usati dai ninja. I ninja combattevano sfruttando le ombre e le tenebre, aspettando pazientemente i loro nemici con armi speciali come rotoli magici e pugnali kunai. Ok. Ninja, Zerker e Saurian. Come ho detto, queste sono le tre tribù perdute, accomunate da un fatto molto interessante. Prima di estinguersi, i loro legami tribali si erano indeboliti. I loro legami tribali. Ogni tribù prosperava a turno, e così i legami con le altre tribù cominciarono a indebolirsi. Ciò seminò la discordia tra i popoli, portandoli a combattersi a vicenda, e ciò portò alla distruzione di tutte le tribù perdute. Le tribù si rivoltarono l'una contro l'altra, sì, e con i legami tribali indeboliti si estinsero per sempre. Gli studiosi lo chiamano presagio di rovina. Presagio di rovina? Che visione orribile! Bene, ora passiamo alla prossima sala. Questa sala è dedicata al Manfo. Ai Manfo, ed è l'orgoglio del museo. E questo manufatto è il pezzo pregiato della mostra della civiltà perduta, il Manfo. Manfo significa manufatto fuori dall'ordinario, cioè che non sembra appartenente al luogo in cui è stato rinvenuto. Ecco cos'è un Manfo. Non capisco. Per esempio, le automobili non c'erano nell'antichità, giusto? Quindi ritrovare un'automobile fossilizzata sarebbe alquanto strano. Quando un oggetto che non dovrebbe esistere viene scoperto tra i reperti di un altro periodo storico, diventa un Manfo. Wow, sei molto preparato. E il Manfo in questa sala, gli studiosi ritengono che sia stato costruito dalla tribù Zerker. Questo è un Manfo? Non sembra molto diverso da tutti gli altri reperti. Ah, ma questo Manfo costruisce un grande segreto. Analizzando la composizione di questo manufatto, i nostri esperti non sono riusciti a capire la sua origine. Pare sia composto di un materiale sconosciuto alla scienza moderna. Sconosciuto? Com'è possibile? In realtà durante l'analisi è stata notata una certa somiglianza con delle cose che conosciamo bene. È molto simile alle onde materia. Cosa? Allora le onde materia venivano utilizzate anche nell'antichità? Dal punto di vista storico è impossibile, ma resta il fatto che questo reperto è stato riportato alla luce per gli scienziati. La sua origine, per gli scienziati, la sua origine è un vero rompicapo. Un altro mistero della vita, eh? Ehi ragazzo, qualcosa è potentissimo! In che senso, mica? Osserva Manfo con il visualizer e capirai. Ok. Wow! Wow! Emette delle onde M, e queste sono le più potenti che abbia mai visto. Sono sopraffatto dalla loro intensità solo a guardarle. Cos'è in realtà questo oggetto? Un'arma. È di sicuro un'arma che usa delle onde M. Ma come riusciranno a creare una cosa simile? Te? È stato Manfo? Hai sentito? Oh no! Cosa? Il navigatore antico o quel coso, qualunque cosa sia. Cosa sono quei buchi neri? I miei reperti!
riguardo alla frase di prima sulla magia, anche qui penso che stiano usando la magia. I miei preziosi reperti. No, non è possibile. Stanno sparendo tutti in pratica. Dove si sono cacciate le autoguardie? Poverine. I reperti stanno scomparendo. I soldi, tutti quei soldi, i miei soldi. Non ricominciare, amico mio. Cosa sta succedendo? Quei buchinieri stanno inchiodando tutti i manufatti. Geo, pare che il produttore abbia bisogno d'aiuto. Un aiuto che solo un eroe può dare. No, io non sono un eroe. Devi credere in te. Qui pensano tutti che Mega Man verrà sempre a salvarli. E io... beh, vorrei vedere Mega Man in azione. Va bene, Sonia. Farò il possibile. Lo sapevo. Io e Harp saremo al tuo fianco. Devo trasformarmi. Non voglio coinvolgerti in tutto questo. Wow, non ti ho mai visto così convinto. Questa ragazza deve piacerti parecchio. No, voglio solo aiutare le persone. Come no. Ma perché ci sarà da menare le mani, per me va bene. Quindi dobbiamo trasformarci con il tasto opposto e salvare il tizio, il produttore coso lì. Scusate sempre per la mia voce, purtroppo non è al 100%. I bambini del grass mi stanno facendo faticare. Cambio da M, Sonia Strum, sei in onda. Ok. Ciao! Tada! Spero che tu sia in forma, Mega Man. E tu non mettermi i bastoni fra le ruote. Ah, il solito cafone. Ti sei scordato che io e Sonia diventiamo fortissime quando ci uniamo in Arc Knot? Spero di no. Bene, ora sistemiamo questa faccenda. Cos'è cu? Ehi, non è il Kazumaki Katsukushi che avevo notato solo? Che cos'è? Quell'occhio è davvero spaventoso. Forse è la causa di tutto questo. Andiamo a controllare, ma stammi vicino. Per proseguire bisogna andare qua. Anche tu non stai la sensazione, ragazzo? No, non vedo niente di strano. Invece in questo posto c'è qualcosa di molto sospetto. Ehi, un passaggio segreto. Wow, ai ninja piacevano molto queste cose, eh? Ed è l'unico modo per proseguire, non sto scherzando. Cos'è questa forza? Se veniamo inghiottiti saremo in guai. Ascoltami, ragazzo. Primi pulsanti da sinistra a destra nell'ordine che ti dico. Così potremo sfuggire a questa forza di gravità. B. Ok. Io adesso dovrò ricordarmi come ho setato i tasti. A. A-A. B-B. Non mi piace stargli così vicino. Attento, Geo! Cu-cu-cu. Ma cosa? Attenzione, Geo! Ecco cosa produce quei buchi neri. Manfu, cu-cu-cu. Ok, dove è andato? Geo laggiù! Cosa, Manfu? Lo sta inghiottendo! Il produttore sarà rovinato! Dobbiamo fermarlo! Ragazzo? Cosa c'è, amica? Non vorrei dirlo, ma quel Manfu mi piace troppo! Devo averlo! Si può sapere che ti prende, amica? Quel Manfu è un'arma potentissima! Deve essere solo mio! Ma come fai a sapere che è davvero un'arma? Lo so e basta, ok? So che mi darà un potere immenso! No, non credo che ti serva altro potere! O ne sei sicuro? Non pensi che quel potere extra potrebbe tornarci utile? Specialmente se dovremmo batterci di nuovo con Hyde! Ho capito, ma... credo che tu voglia un'arma solo per divertirti di più! Beh, non lo nego! Allora non puoi averla! Il Manfu appartiene al museo! Sei solo un codardo! E se continui a perdere tempo, il museo non avrà più il suo Manfu. Devi impedire che ciò accada, ragazzo. Lo so, ma tieni le mani a posto, d'accordo? Ricorda che appartiene al museo. Beh, ne riparliamo dopo. Ora occupati di quel Manfu. Non possiamo perdere quel Manfu, ragazzo. Lo so, lo so. Oh no! Lascia fare a me, eh? L'ha addentato. Lo stai mordendo? Ma cosa credi di fare? Ragazzo, concentrati e dirmi indietro. D'accordo.
Ok. E no, non funziona. No, no, non ci riesco, non ce la faccio. Geo! Ci penserò io a quella cosa orribile. Se lo sconfiggo, forse quel buco nero sparirà. Grazie, Sonia. Coraggio, Al. Canzone pulsante. Wow! Ah! No! Se l'hai preso? Aia! Si è preso un manfo? Non c'è più lì. O ce l'ho io o ce l'ha lui. Il buco nero è sparito. Ora è tutto a posto? Non proprio, ragazzo. L'ho mangiato. Eh? Ho mangiato il manfo. Cosa? Non l'ho fatto apposta. Mi è come volato in bocca. Allora sputalo. Non posso, ragazzo. Ce l'ho nello stomaco. Qualche problema, Gio? Sì. Allora? Ecco. Mega l'ha mangiato. Che succede? Niente, davvero? Che mi sia sbagliata? Oh no! Se per caso l'ora di blu di cui stanno parlando tutti? Io, esatto, è proprio lui! Ha risolto lui la situazione! Sonia! Beh, è la verità, no? Grazie infinite, sei un vero eroe! Un eroe? No, non sono una persona qualunque! Ehi, un momento! E lei mi segue. E però il manfo è sparito. Beh, grazie. Oh no. Il manfo è sparito. Com'è possibile? I soldi, tutti quei soldi. Non ricominciare a fare soldi, eh. Perché non ho la voce per farlo. Solo. Eravamo venuti a divertirci, ma poi è successo tutto ciò. Mi sono divertito lo stesso insieme a te. E anche vedere Mega Man è stato fantastico. Beh, forse non è stato così fantastico. È tardissimo! Dobbiamo andare. Il tempo vola quando ci si diverte. E con te il divertimento è assicurato, Gio. Sonia, perché sei così interessata a me? In fin dei conti, io non sono nulla di speciale. Te l'ho già detto. Le tue parole mi hanno confortata nel momento del bisogno. E poi la tua sola presenza riesce a confortarmi. Ecco perché. Mi fa piacere saperlo, Sonia. Oh, a proposito, ora è il navigatore, vero? Le tue prove sono state resettate. Riformiamo subito la nostra, ok? Gio e Sonia hanno formato una Broadband. Ok. La forza del legame di Gio è aumentata di 50. E questo è per te. Gio ha ottenuto mazzo Sonia. È un mazzo con tutte le mie carte da battaglia. Fanne buon uso. Oh, un'ultima cosa. È da un pezzo che non vedo i tuoi amici. Vorrei incontrarli. Certo, la pressa e gli altri saranno molto felici di rivederti. Credi che potremmo trovarci domani? Sicuro, ti avviserò, promesso. Perfetto, domani ci sarà da divertirsi. Ok ragazzi, ma per questo episodio mi fermo qua. Quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, un ti piace, iscrivetevi. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Quindi, bella ragazzi.